Bentrovati all'interno del format. Scusi, avvocato, cosa ne pensa? E salutiamo subito l'avvocato Giuseppe Lipera, che vedo già in postazione. Come va, avvocato? Benissimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vorrei partire da Enzo Tortora, perché proprio Italia Oggi ha pubblicato un titolo a 9 colonne e ha riportato la storia di Enzo Tortora, di quell'arresto che viene definito un arresto infame. Ma soprattutto, scrive il quotidiano Italia Oggi, chi lo promosse, questo arresto, fu poi dopo portato avanti, insomma, fece carriera, per dirla in maniera così chiara, entrò nel CSM. Quindi, e poi votò contro la nomina di Falcone. E quindi, insomma, come dire, non è successo nulla, però sappiamo quello che ha subito Enzo Tortora. 37 anni fa avveniva l'arresto, della morte ne abbiamo già parlato in un'altra occasione. Cosa ne pensa, avvocato? Che un magistrato viene attaccato se magari non arresta qualcuno. Se arresta qualcuno, che poi magari risulta innocente, beh, se arresta è tutto perfetto, perché i giustizialisti non lo so, hanno più voce, non lo so, ma questa è sempre colpa della stampa, questa è dei mass media, perché danno, se quando viene assolto una persona viene assolto, uno sconosciuto, poveretto. Quando viene assolto, nelle ultime pagine si troverà un trafiletto di qualche riga. Quando viene arrestato, in prima pagina 8 colonne. E questo, non li possiamo, di questo non possiamo dare la colpa ai magistrati. I magistrati hanno le loro colpe, però di questo non è colpa dei magistrati, è colpa di certi giornalisti, che sono la stragrande maggioranza, fra l'altro. Lei attacca sempre i media, avvocato. Li attacco perché certe cose non sarebbero accadute se non ci fossero stati dei media deviati. Diceva Enzo Tortora, mio amico, mi diceva a me, stiamo parlando prima che morisse, ovviamente, nell'85, nell'86, quando ci frequentavamo, quando ci vedevamo, c'è stato un patto scellerato, pactum sceleris, tra certa magistratura e certa carta stampata. Ed ecco che è nato il caso Tortora, mi spiegava lui, e tutto quello che ne è conseguito. La fine fu la morte di Enzo Tortora. Senta, avvocato, a proposito di magistratura, pensavamo che dopo 1, 2, 3 mesi dai recenti scandali si risolvesse in qualche modo, si facesse chiarezza, sui veleni al CSM. Invece assistiamo ad un silenzio totale. Sono io che sono poco informato, o in effetti nessuno ha provato a fare chiarezza e a dire agli italiani come stanno le cose, visto che parliamo comunque del Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè, se mi ha informato lei, si immagini io, lei che vive tu che vivi di informazione, c'è il silenzio più totale. Ma del resto, cosa ci aspettavamo? Lupo non mangia lupo, si dice, no? E sarebbe giunta l'ora, ma se ci fosse un vero potere politico, che oggi non c'è, di cambiare tutte, tante regole, fra cui l'ingresso, in magistratura, ad esempio, e la durata dell'essere magistrato, perché non si può essere magistrato a vita, così come non si può essere, non è giusto che sia un capo del governo a vita. Il potere deve essere momentaneo, si fa un certo numero di anni, si fa il servizio, una volta c'era il servizio militare, non è che si faceva a vita il servizio militare. Ecco, il servizio di magistratura come servizio politico dovrebbe essere delimitato nel tempo. Quindi una certa maturità e una onestà intellettuale, oltre che un'ottima psiche, dico io, per entrare in magistratura, ma un arco di tempo e poi si ritorna alla vita normale.
la vera riforma. Quindi lei, ecco, quindi lei dice che la magistratura, per evitare che venga in qualche modo metastatizzata, mi faccia passare questo termine, giusto, dal cancro che colpisce tutte le burocrazie italiane, e abolirla come carriera. Abolirla come carriera. Ma poi teniamo conto, per esempio, prendiamo gli ufficiali dei carabinieri, no? Gli ufficiali dei carabinieri girano, non è che iniziano la carriera, non so, a Catania come sottotenente e poi diventano generale del corpo armato a Catania. No, girano, stanno 2 o 3 anni a Catania, poi vanno a finire a Roma, vanno a comandare una compagnia, poi vanno a comandare un reparto, non lo so, a Bolzano, e poi diventano comandanti di un nucleo in Sardegna, e poi comandante di regione in Val d'Aosta, e così. Cioè non si impedisce il radicamento del territorio, perché il potere poi può essere toccato, infastidito, diciamo. Invece nella magistratura questo non esiste. Uno poi inizia da uditore, oggi si chiamano MOT, magistrato ordinario di Rocinio, può rimanere fino a presidente della Corte d'Appello in quella sede, nessuno li tocca perché sono inamovibili. Anche questo è sbagliato. Impedire incrostazioni, questo dico io. Mettiamo da parte la magistratura per parlare invece di politica anche regionale. Per esempio, è notizia di ieri che la regione ha sbagliato a fare i calcoli per quanto riguarda il Covid, quindi i contagiati, i malati, si è passati da quasi 800 a 150, 150 è il numero reale, quindi si può parlare di regione Covid free. Ecco, ma è possibile, con tutto il discorso emergenziale che ha caratterizzato questo periodo, sbagliare i calcoli, non avere i riscontri, non avere le responsabilità di chi avrebbe dovuto dare informazioni certe alla popolazione? È inammissibile, teoricamente è inammissibile, purtroppo è accaduto, ma io credo che non sia accaduto solo a livello di Regione Sicilia. Ho la sensazione proprio che sia successo anche a livello nazionale, perché qualcuno ha deciso e ha fomentato di creare un clima di terrore. Ci è riuscito, devo dire. Per cui sono cose veramente gravi, anche in considerazione del fatto che i danni economici che ha subito la nazione, quindi i cittadini italiani, passeranno tanti anni prima che si ristabilisca un po' di pace, ecco, perché non è semplice, ci vorranno anni. Sento gli imprenditori che piangono, sono disperati. Ecco, a proposito di questo, no? Settimana scorsa, quando ci siamo visti, abbiamo preso un caffè insieme, avvocato, abbiamo parlato anche dello spot, del promo che ha lanciato la Regione Siciliana per il turismo, che vale il 15%, ricordiamo, del PIL in Sicilia, quindi il petrolio di questa nostra terra, che potrebbe valere molto, ma molto di più. E, insomma, la Regione, attraverso anche il suo assessore al ramo, al turismo, si è un po' arrabbiato, no, del fatto che qualcuno ha ironizzato sul dormi 3 e paghi 2. Ma in realtà, insomma, c'è da dire che al di là dei loghi colorati che sono stati presentati, forse ripresi da una località spagnola, al di là del costo di 20.000 euro, campagna pubblicitaria, video, sito e compagnia bella, ecco, rimangono tante crepe per il turismo siciliano, perché chiaramente sappiamo che non esiste una rete di aeroporti, né una rete portuale, né una rete che collega tutte le stazioni, a parte la viabilità davvero incredibile in Sicilia. E vorrei dire anche, parlando di mare, di bella stagione, perché abbiamo scritto Sicilia, la tua terra felice, ed è una terra felice sicuramente, grazie a madre natura, più che a chi che la vive e chi l'ha amministrata, ovviamente parlo anche di 30, 40, 50 anni fa. Spiagge abbandonate, spiagge cementizzate,
abusivismo ovunque, discarica a cielo aperto. Insomma, potrei continuare questa serie e esaurire così il tempo a nostra disposizione della rubrica Scusi Avvocato, cosa ne pensa? Ecco, al di là degli spot, al di là dei lanci pubblicitari, dei promo, non crede che bisognerebbe lavorare tutti insieme per rimettere dignitosamente in sesto il settore del turismo, così tanto importante, che ha un indotto incredibile al di là dei 75 milioni che dovranno arrivare, ma che ancora sono a Roma. Attenzione, l'assessore Messina ha lanciato la storia dei 75 milioni al settore al comparto turistico, ma ancora deve partire l'iter cosiddetto burocratico. Allora, intanto lancio un'idea. Oggi sarebbe il momento, mi viene da dire ora o mai più, di mettere mano al ponte sullo stretto. Proprio sull'onda di questa emergenza, perché nessuno che ha un po' di cervello dovrebbe opporsi a questa idea. Quindi ora o mai più. Facciamo il ponte sullo stretto, facciamolo subito come si è fatto il ponte a Genova, dopo la sciagura del ponte Morandi. Per il resto, quello che dicevi tu, sì, è un'idea, come dire, geniale, perché non è stata mai realizzata. L'assessore al turismo convochi tutti gli assessori al turismo delle province siciliane e faccia di tutto perché si sistemino le strade, si aprono grandi strutture ricettive per dare la possibilità a questi turisti, perché vengono qua questi turisti, ma a parte Taormina, a parte, non lo so, Cefalù, dove vanno? Cosa fanno questi turisti? Bisogna poterli accogliere e farli stare bene. Io parlo sempre dell'idea dei casinò, perché mi viene in mente quella dei casinò, ma si potrebbero anche realizzare campi da golf, campi sportivi, ci siamo capiti, ci vuole la forza di tutti quanti. E ripeto, uscendo da questa emergenza, sull'onda di questa emergenza, il momento è fantastico per poter agire. Nessuno, certo, potrebbe criticare. Anche per presentare progetti, avvocato, perché questo è il momento di presentare progetti importanti all'altezza, perché i soldi che arriveranno... Non ne vedo in questo momento, non ne vedo, sento sull'onda... Infatti i soldi che arriveranno dall'Europa, i famosi 174 miliardi, di cui 37 da spendere per la sanità, non arriveranno con un meraviglioso bonifico nelle casse dell'Italia, ma arriveranno solo di fronte a progetti concreti, non a intenzioni. Voglio fare il ponte sullo stretto, qua ci sono i soldi, fai il ponte sullo stretto. Oddio, cioè, dovrebbe essere così. Sì, però davanti, esatto, ma con i progetti, con progetti veri, non con le intenzioni o con la propaganda politica. Questo è il problema. Tutti sanno fare propaganda, però poi ecco, la gente se ne accorge che è solo propaganda. Questo è il problema. Tra l'altro, per chiudere il discorso sul turismo, proprio oggi c'è l'allarme di Federalberghi, secondo la quale ci sono degli avvoltoi in giro in Sicilia per accaparrarsi gli alberghi che sono in difficoltà. Lei che ne pensa di questo? Insomma, è normale o qualcuno dovrebbe proteggere i proprietari d'albergo in questo momento? Ma senza dubbio che qualcuno dovrebbe proteggere i proprietari dell'albergo, degli alberghi. Senza dubbio. E intervengono i sindaci, intervenga la regione siciliana, intervenga anche i questori, non lo so. Non bisogna lasciare le persone così, abbandonare le persone, che poi di persone si tratta. Di fronte a quello che è successo, assolutamente. E quindi se c'è un attacco in tal senso, che lì sì possono intervenire i giornali, i giornalisti, fare queste denunzie in modo tale che la popolazione lo sappia e possa intervenire, ci mancherebbe. È un momento delicatissimo, veramente. Tutti i poteri devono poter intervenire in favore delle persone potenzialmente già danneggiate e potenzialmente ancora danneggiate ulteriormente. E ricordiamoci che, io vi chiedo perdono Tichini, ma è così, dico, la stampa che è il quinto potere, il quarto potere, non lo so, ma è un potere, quindi insieme agli altri poteri dello Stato deve intervenire per tutelare i nostri concittadini che hanno queste aziende in mano e sono feriti.
È sempre un piacere dialogare con lei, avvocato. Le chiedo, fase 3 ormai avviata, lei è uno che chiaramente va in giro, incontra tanta gente. Ecco, lo scenario di Catania può essere considerato positivo, lo scenario che ci aspetta, oppure siamo ancora in una fase grigia, per così dire, per quanto riguarda certamente la politica, l'amministrazione? Come stanno andando le cose in città? Perché tutti si stanno lamentando del fatto che non fanno più gli affari di prima, ma lo sapevamo, e molti a settembre chiuderanno, parlo di tanti settori, tante categorie. Ecco, lei che ascolta, a tanti amici, a tante conoscenze evidentemente, che gira, che parla, le piace anche analizzare, qual è il suo pensiero in questo momento sulla città di Catania con fase 3 avviata? La gente è oggettivamente disperata, però lo stato d'animo è meraviglioso, devo dire. Meraviglioso, perché sono carichi di ottimismo e di speranza, nonostante tutto lascia immaginare che le cose andranno per le lunghe, perché è vero che i ristoranti hanno aperto, ma quanta gente ci va? Quanta gente ci va? Ancora c'è tanta gente che ha paura. E quindi aspettiamo che passi ancora questa bufera, perché la bufera è ancora in corso. Ci tranquillizza molto, ci fa ben sperare l'animo dei siciliani, dei catanesi in particolare. Senta, un'ultima battuta, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, gli stati generali, c'era bisogno di farli a Villa Panfili, al chiuso di una villa, in sicurezza? Per favore, vediamo. Perché hanno tenuto fuori la stampa? Appunto, per impedire alla gente, perché un binocolo non ci voleva, no? Per impedire alla gente di capire cosa stesse accadendo. Non credo che non esistano parolacce per commentare questa idea degli stati generali. L'ha capito anche il lattaio, non c'è bisogno di essere professore universitario o professionisti per capire questa manovra di immagine falsa, spudoratamente falsa, che ha voluto fare questo governo. Credo che sia l'inizio finalmente della fine, che si ritorni a votare, perché abbiamo bisogno di un governo forte per riprendere l'Italia. Grazie avvocato, grazie per il suo contributo. Grazie a voi, buona giornata. Grazie all'avvocato Giuseppe Libera. Finisce qui dunque l'appuntamento con questo format settimanale. Scusi avvocato, cosa ne pensa? Arrivederci.